la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Oggi ragazzi andremo a fare il video del perché sono passata da Sony Vegas ad Adobe Premiere. Premetto col dire che uso Sony Vegas da ormai 3 anni e mezzo per editare tutti i video che avete visto fino ad adesso e mi ci sono sempre trovata bene. Ovviamente nel corso del tempo ho imparato ad utilizzarlo meglio e quindi delle operazioni che magari prima mi chiedevano 10 minuti me ne richiedevano tipo 2. E questo è ovviamente un punto che si ha quando si cambia comunque programma di editing. All'inizio proprio della mia carriera su YouTube, non riguarda questo canale ma altri canali che ho avuto in precedenza, utilizzavo Movie Maker, sì lo so, ridicolo. Poi sono passata successivamente a Camtasia Studio perché il computer che avevo prima non reggeva Sony Vegas e successivamente, quando ho poi acquistato questo portatile, ho editato con Sony Vegas tutti i video perché mi trovavo bene, perché secondo me aveva tutto quello di cui avevo bisogno e mi permetteva di fare un lavoro più o meno fatto bene. Quindi se Sony Vegas mi permetteva di fare tutto per bene, perché sono passata adesso ad Adobe Premiere? Sono passata a Premiere principalmente per 2 motivi. Il primo motivo è che Premiere permette di fare progetti di gruppo e, iniziando a lavorare tra virgolette con Around Naples, un progetto di cui vi parlerò presto, ve lo prometto, già ve l'avevo detto ma ve ne parlerò presto, ovviamente abbiamo deciso di comunque avere un programma unico sul quale poi poterci passare file senza dover fare per forza troppi casini. Quindi se c'è bisogno di modificare qualcosa, ovviamente sarà più facile, perché io potrò aprire tranquillamente il progetto dal mio computer e modificare ciò che ci sarà poi da modificare. E la stessa cosa agli altri miei colleghi o compagni d'avventura, come volete chiamarli. Mentre il secondo motivo è perché Premiere mi apre un mondo in più. Ti permette di fare molte più cose rispetto a Sony Vegas o di farle in una maniera semplice o perfezionata comunque rispetto a Sony Vegas. E come ho fatto però a passare da Sony Vegas a Premiere in un solo giorno? Questo è punto più semplice di questo video. In pratica c'è questo mio amico videomaker, che tra l'altro è anche il fondatore di Around Naples, che ha creato sul suo canale YouTube una miniserie di 3 episodi dove spiega come iniziare ad editare con Premiere in modo semplicissimo. I video durano massimo 10 minuti e fidatevi che spiega le cose in un modo talmente basilare che anche chi non ha mai aperto un programma di editing può capire come funziona. Infatti è proprio grazie a lui che ho iniziato a usare Adobe Premiere e che ho capito comunque il funzionamento base. Ovviamente bisognerà poi sperimentare quello che avete visto dal video e metterlo in pratica, e magari i primi giorni, comunque i primi mesi, potreste aver bisogno comunque di guardare altri tutorial, altre cose, per imparare anche le altre funzioni che magari sono funzioni più tecniche. Anche perché poi sappiamo tutti che non si finisce mai di imparare, quindi ovviamente è sempre bene aggiornarsi, e tuttora adesso io che usavo Sony Vegas da 3 anni e mezzo, comunque ogni tanto andavo a guardare dei video su YouTube per magari cercare di fare altri effetti che prima non avevo mai utilizzato o non avevo mai visto. Quindi, continuando con il discorso Adobe Premiere, ovviamente in descrizione vi lascerò i 3 video del mio amico dove vi spiega come utilizzare Premiere al meglio. E questo video è stato editato con Premiere, ovviamente. Questo è il mio secondo tentativo, perché il primo tentativo, insomma, stavo già editando. Ed è un video che uscirà molto più in avanti, ma che non vi posso ancora spoilerare che cos'è. Quindi appunto questo video è editato con Premiere, perciò se vedete qualcosa che non va ancora o ci sono comunque modifiche, robe strane, tranquilli, è tutto normale, devo solo imparare ad utilizzare Premiere al 100% come facevo con Sony Vegas. Comunque sia, mi sto trovando davvero molto molto bene, soprattutto per quanto poi riguarda il rendering dei video, perché ho provato a fare varie
prove di rendering con l'altro progetto che sto editando e devo dire, ragazzi, che sono davvero molto soddisfatta. Il programma non si impalla, a differenza di Sony Vegas che ogni tanto si impallava, dovevo richiuderlo, riaprire il progetto e fare tutto questo. Per adesso Premiere non mi sta dando alcun problema di impallamento e soprattutto salva in automatico il progetto più volte, in modo che se anche mi si spegne il computer non rischio di perdere progressi. E io lo trovo anche da per certi versi più semplice ed intuitivo di Sony Vegas. Più avanti, magari quando avrò imparato ad usarlo un po' meglio, potrò farvi anche un video su come edito i miei video per far vedere comunque tutte le varie cose che faccio. Però direi che per adesso non è il caso. Comunque sia, mi raccomando, andatevi a vedere la serie del mio amico su Adobe Premiere se volete imparare ad utilizzarlo e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al suo canale perché porterà tanti contenuti del genere, tanti video tecnici che magari potrebbero esserci utili a noi che siamo dei semplici youtuber o dei semplici videomaker alle prime armi, tra virgolette, e per imparare comunque cose nuove. E l'ultimo punto a favore di cui volevo parlarvi di Adobe Premiere è che ha una funzione che permette di sfruttare la scheda video quando si vanno a renderizzare video o a editare eccetera, quindi questo aumenta di tantissimo le prestazioni e per questo ci mette anche molto meno tempo a renderizzare video, perché prima per renderizzare un video di 10 minuti da Sony Vegas ci mettevo dai 20 ai 40 minuti, mentre adesso per renderizzarlo ce ne metto 10, massimo 20, quindi capite che comunque è tutto tempo guadagnato che posso utilizzare per fare più cose. Oppure Premiere dà la possibilità di renderizzare più video insieme, quindi ci sono tutte cose da scoprire, tutte cose che mi hanno fatto scegliere appunto di passare a Premiere anziché a un altro programma, anche perché come sapete poi non ho un Mac, quindi anche se avessi voluto provare Final Cut, di cui parlano tutti benissimo, non avrei potuto farlo. Quindi niente, ragazzi, questo era il mio video di transizione da Sony Vegas ad Adobe Premiere. Vi ho detto quali sono state le mie motivazioni, vi ho consigliato i video che potete guardare se anche voi come me volete imparare ad utilizzare Premiere e spero che questi tipi di video così vi possano piacere. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!